Allora, sempre qui al congresso di Radicali Italiani, prima giornata, siamo con Pierpaolo Segneri e ci chiediamo, insomma, ovviamente come gli sembra che stia andando questa giornata inaugurale. Beh, anzitutto devo dire che c'è una partecipazione anche importante e c'è stata la relazione iniziale del segretario Mario Sederini che mi ha convinto molto, per alcune cose insomma avrei da aggiungere ma lo farò quando deciderò di intervenire qui al congresso. Anche il tesoriere ha fatto un discorso chiaro, limpido, anche rispetto alla questione della partitocrazia e della peste italiana. Ora si è fatto il quadro generale su quello che è l'attuale assetto oggi in Italia e le prospettive. Quello che manca e che deve essere fatto è invece la risposta politica a questo stato di cose. Ecco, spero che questo congresso esca la risposta politica dei radicali, la via d'uscita a questa crisi. È stata fatta parecchia analisi, attendiamo insomma la proposta. La proposta politica. Senti, l'anno scorso, proprio di questi tempi, ovviamente al congresso c'era qui, era venuto a trovarci Rosy Bindi. Oggi altro tenore, ovviamente, di rapporti. Questo volevo chiederti, su questi rapporti, che insomma penso che sia una cosa di attualità, con il PD. Ci sono prospettive o i radicali sono ridotti a fare testimonianza? Il discorso, ovviamente, il rapporto con il PD è abbastanza complesso. Io ritengo che i radicali, se la lettura che abbiamo fatto è quella della peste italiana, debbano costruire un altro campo, cioè un campo alto rispetto al blocco unico del potere fino a se stesso e del potere partitocratico. In realtà non ci sono due o tre schieramenti, non c'è primo polo, secondo polo, terzo polo, abbiamo un blocco unico del potere, di soci in affari che sono riuniti intorno allo stesso tavolo. Quello che manca è un altro campo capace di avviare una rivoluzione liberale per una democrazia liberale che oggi in Italia non c'è. Quindi costruire l'alternativa, ma non al centrodestra o al centrosinistra, all'insieme di questo potere che è unico e che manca ovviamente di una spinta. Per quello che riguarda i rapporti con il PD si deve continuare a dialogare con tutti perché si possano trovare tutte le possibili forme di lotta anche con chi appunto riteniamo faccia parte a pieno titolo di questa partitocrazia. Intanto ringraziamo anche Alessandro Ritta Modignani che ci ha raggiunto qui nel nostro mini studio e ovviamente chiediamo anche a lui, facendo appunto questo salto nel passato con la memoria un anno fa e quando ci venne a trovare Rosy Bindi, e oggi invece abbiamo avuto ben altro tenore di partecipazione e soprattutto altro tenore di rapporti, e appunto gli chiediamo anche a lui, secondo lui, se ci sono delle prospettive solo di testimonianza oppure anche prospettive di portare a casa qualche provvedimento di riforma vero e proprio insieme al PD. Grazie. La testimonianza non fa per noi, nonostante quello che altri possono pensare di noi, ma noi non abbiamo mai fatto testimonianza, noi facciamo lotta politica. I nostri rapporti con il PD in questo momento sono a livello più basso. Ma io non credo che si debba dare niente per scontato e non credo affatto che, io penso che i radicali farebbero un errore se adesso diciamo buttassero definitivamente all'aria i loro rapporti col PD, anche perché questo è esattamente quello che una parte del PD vorrebbe. Rosy Bindi, che già l'anno scorso, voglio ricordare, non aveva votato per le elezioni regionali del Lazio, fa e dice quello che dice perché questo risponde al progetto politico di una parte del PD che vuole allearsi con l'UDC e quindi deve eliminare, cancellare i radicali. Quindi, come dice Mabonino, i radicali sono troppo laici per il PD, troppo liberali per l'Italia dei Valori e troppo libertari per Di Pietro e quindi devono essere cancellati
dall'alleanza, e quindi noi non dobbiamo farci cancellare, dobbiamo resistere, dobbiamo trovare degli interlocutori, per esempio, senza voler adesso prendere lucciole per lanterne, però Renzi sta dicendo in questi giorni alcune cose che se, per le quali se noi avessimo i diritti di copyright avremmo sanato le casse, le casse radicali sarebbero immediatamente rimpinguate, perché dice no al finanziamento pubblico dei partiti, abolizione del valore legale del titolo di studio, no agli ordini professionali, cose che sono stati il nostro pane per decenni. Nicola Zingaretti, che è alleato di Renzi, dice ventotene, il manifesto di ventotene all'Europa, eccetera eccetera, quindi noi dobbiamo mantenere questa, quindi per rispondere alla tua domanda, nessuna testimonianza, lotta politica, dobbiamo conquistare dei rapporti politici e di lotta politica, con la lotta politica. Allora, nell'attesa che anche Bertinotti un giorno si dirà liberale, vi faccio un'altra domanda. Secondo voi, ha già l'ha detto che non mi è sfuggito? Vabbè. No, io volevo chiedere allo stato attuale, appunto, in questo PD che apre sia Casini e o Barra, perché poi da capire anche a Di Pietro, in qualche modo, con questi agglomerati strani. Allora, secondo voi, una sola, una battaglia politica radicale che all'unanimità potrebbe essere accolta da uno o dall'altro polo? Secondo voi, c'è, esiste? Ma sulla carta in teoria sì. Radicali in genere sul piano delle riforme economiche siamo più diciamo vicini al centrodestra, sul piano invece dei diritti civili dovremmo essere più vicini al centrosinistra. E il problema è vedere se il centrodestra e il centrosinistra sono vicini a loro stessi, cioè se il centrosinistra vuole fare battaglie sui diritti civili che i radicali difendono e propongono da sempre, o se vuole schiacciarsi su un asse catto comunista, e dall'altra parte se vogliono fare una riforma economica liberale o anche direi della giustizia e delle istituzioni, quindi sulla legge elettorale, sul presidenzialismo eccetera, o se vogliono rimanere schiacciate su un asse clerico autoritario. Ecco, più che altro noi rappresentiamo l'alternativa di rivoluzione liberale rispetto alle due gambe del regime, che in realtà camminano sullo stesso corpo, reggono lo stesso corpo. Io credo che non vale la pena costruire a un'altra gamba o altre gambe, ma sostituire il corpo, cioè costruire un corpo nuovo. Stessa domanda per Alessandro. Ecco, per me. Ti lascio il posto. Ah, d'accordo. Mi siedo qua. Ringraziamo intanto Pierpaolo Segnari che ci abbandona perché deve correre in commissione. Anch'io devo correre in commissione, ma sono contento di essere qui e ringrazio TV Radicale per il lavoro che sta facendo. Mi dispiace, avrei voluto fare di più, ma lo sapete, però diciamo i troppi impegni non mi hanno consentito, però sono molto contento di questa intervista e vi auguro veramente le migliori fortune. Grazie. Per quanto riguarda la tua domanda, io risponderei così, che noi siamo lontanissimi in questo momento dal centrodestra e dal centrosinistra, siamo vicinissimi agli italiani e soprattutto indichiamo delle soluzioni ai problemi politici degli italiani e degli europei. Questo è il problema, quindi noi dobbiamo conquistare con la lotta politica delle riforme, sicuramente la riforma della giustizia è essenziale e contro diciamo, questo scoglio prima o poi ci si dovrà scontrare e su queste si dovrà arrivare a dei processi di riforma. Anche sul piano della riforma elettorale e della riforma politico-istituzionale il sistema italiano deve essere riformato, quindi noi dobbiamo avere fiducia nel fatto che la dinamica stessa delle cose e la dinamica stessa dei problemi finanziari, politici, istituzionali a un certo punto costringerà la politica italiana a un processo di riforma oppure di controriforma, e quindi noi dobbiamo batterci per avere riforme e non controriforme. Per esempio Silvio Berlusconi ogni tanto assume così arbitrariamente l'ideologia cattolica diciamo come ideologia del PDL, ogni tanto assume la cultura liberale come cultura del PDL, ma lui non è né un vero cristiano né un vero liberale, è un populista che di volta in volta fa le cose per opportunismo. Quindi noi dobbiamo confidare nel fatto invece che la grande maggioranza dei cattolici italiani è in sintonia con noi e non è in sintonia col papato, vive in modo completamente difforme da quello che dice il papato ed è invece vive un po' diciamo la sua libertà
libertà, la sua sessualità e anche la sua religione, come dicono i radicali. E lo stesso viene a sinistra, la gran parte della base del PD è in sintonia con noi. È questo il problema per cui devono a tutti i costi mistificare il nostro operato in Parlamento, no? Perché devono convincere la loro base che noi siamo dei traditori, anche se abbiamo votato sempre contro il governo. Alessandro, se hai qualche minuto volevo chiederti di dirci qualcosa su questo tuo viaggio che hai fatto in Terra d'Africa, se non sbaglio, se, ecco, se, perfetto, se ci dicevi per conto di chi, per che cosa e quale fine. Allora, quattro parole, sono stato incaricato, che cosa che per me è stato un grande onore da parte di Nessuno Tocchi Caino, di andare un mese in Ruanda, nella capitale del Ruanda, Kigali, per organizzare questa conferenza che è promossa dal governo ruandese in partnership con Nessuno Tocchi Caino, una conferenza che ha visto coinvolti una ventina di stati africani, una conferenza quindi interafricana e intergovernativa contro la pena di morte. Non dimentichiamoci che il Ruanda è un paese che meno di 20 anni fa ha 800.000 persone morte in 100 giorni, in circa 3 mesi, 800.000 persone vuol dire con una media di 8.000 persone al giorno, ammazzate quasi tutte a colpi di macete o di bastoni chiodati in un modo tremendo, è stato un massacro, uno dei massacri più spaventosi della storia contemporanea. Quindi in questa situazione, di cui poco si sa praticamente. Di cui no, poco si sa, forse no, ma comunque diciamo che meriterebbe lunghe e approfondite analisi. Quello che bisogna dire è che la classe dirigente che ha saputo poi spazzare via questi genocidari e fermare questo genocidio, questa classe dirigente ha saputo avviare un processo di riconciliazione nazionale. Quindi non è che ha fatto un altro milione di morti per vendicare quel milione di morti che c'era stato, è una classe dirigente che ha saputo e riconciliare la nazione, i Tutsi e tutti gli altri. E quindi in questo senso uno dei processi coraggiosi che questo presidente del Ruanda, Kagame, ha saputo avviare è stato quello di a un certo punto riuscire a fare passare in un paese così l'abolizione della pena di morte. Quindi questo paese che ha conosciuto questo genocidio è contemporaneamente un paese all'avanguardia nel processo di avanzamento dei diritti civili e sociali in tutta l'Africa. Il Ruanda è un paese oggi relativamente moderno, è un paese in pieno sviluppo, in crescita, ha un forte sviluppo, le migliori connessioni internet forse di tutta l'Africa, è un paese che ha un'economia in crescita, ha una classe dirigente giovane e con una mentalità moderna. Quindi io ho avuto questa impressione di un paese che almeno a livello regionale, nella zona centro e sud africana, è il Ruanda, che è un paese piccolo, che però ha più di 10 milioni di abitanti, è un paese che oggi è all'avanguardia di questo processo e quindi ha convocato a Kigali, nella capitale, una ventina di governi. Il 13 e 14 ottobre c'è stata quindi questa grande conferenza a cui ha partecipato Nessuno Tocchi Caino, con Aldo Aiello, con Louis Michel, con Jean Ping, il presidente dell'Unione Africana. Quindi diciamo che l'Europa, l'Africa, i governi africani, insomma è stata una conferenza importante e siamo usciti con questa dichiarazione di Kigali che invita tutti i paesi africani a sottoscrivere i nuovi protocolli internazionali, adesso la faccio breve, ma insomma a sottoscrivere quegli accordi internazionali in ottemperanza dei quali, fra le altre cose, bisogna anche abolire la pena di morte dagli ordinamenti interni. Quindi se questi stati africani uno per uno sottoscriveranno questi accordi internazionali come nel loro interesse, poi dovranno adeguare le legislazioni nazionali a questi accordi internazionali, quindi dovranno abolire la pena di morte. Quindi, come dice Elisabetta Zamparuti, che pure ha partecipato al convegno, si tratta di percorrere l'ultimo miglio, non l'ultimo miglio del condannato a morte come nel titolo del celebre film, ma l'ultimo miglio, cioè quello che ci separa dopo la votazione per la moratoria all'ONU dall'abolizione totale e definitiva della pena di morte. Questo è stato lì l'incarico, per questo sono stato lì un mese, ho cercato naturalmente di fare il possibile, di dare una mano. Questa conferenza è stata un successo e per quanto mi riguarda personalmente è stata un'esperienza molto interessante, molto importante, di cui sono molto onorato. TV Radicale ringrazia Alessandro Litta Modignani, vi dà appuntamento ovviamente sul nostro sito tvradicale.it. Grazie ancora e buon congresso. Grazie a voi, arrivederci.